quanto riguarda la proprietà c'è una novità notevole, mi sembra, che ieri il dottor Mastrolia mi ha annunciato nelle due conversazioni telefoniche che abbiamo avuto, una la mattina e una nel pomeriggio. Cioè il dottor Mastrolia ha dichiarato che c'è la possibilità che questi quelli che fanno parte della cooperativa di servizi che sono rimasti fuori, i famosi 71, possano essere anche nel giro di una settimana o due chiamati alcuni di loro per prestare dei servizi, a condizione che si presentino con una organizzazione cooperativistica che non crei problemi, perché fino adesso questi dipendenti sono stati un po', almeno così, a vedere, un po' lasciati a se stessi e hanno dovuto difendersi da soli. Devo dire, poi continuerò sulle prospettive della conversazione con il dottor Mastrolia, devo dire che ieri alle 3:15, 3:20 hanno lasciato il luogo che occupavano e è stata messa la catena e la porta è stata chiusa e sono stati disponibili veramente a seguirci, accompagnarci, comparare noi sindaci, era il sindaco di Anghiari e il rappresentante del sindaco di Città di Castello, quindi ci hanno accompagnato a vedere dentro e ci hanno tenuto a vedere che era tutto conservato bene, hanno anche pulito, hanno lasciato un luogo veramente in ordine. Sindaco, ci sembra di capire comunque che rispetto ai giorni scorsi qualcosa si stia aprendo in positivo, anche se non per tutti 71, per alcuni di loro delle prospettive ci potrebbero essere, questo ce lo conferma. Sì. Nell'enunciato generale è per tutti naturalmente, perché il dottor Mastrolia mi ha detto che l'importante è che siano organizzati bene in una cooperativa che li coordina bene per poter fare questo servizio e potranno essere, dicevo prima, interpellati anche tra una settimana o due, magari un certo numero, però questa è una grande apertura. Ecco. E, ora noi ci incontreremo, ecco, questa mattina l'incontro in prefettura e devo ringraziare il prefetto che si è rivelato persona squisita ma estremamente capace anche di mettere assieme le varie parti quando è chiamato a far questo, appunto in prefettura abbiamo stabilito, presente appunto un funzionario della regione, di trovarci in regione Toscana il 13 nel pomeriggio, ecco, in cui rivedremo tutta la situazione e metteremo nero su bianco. Nel frattempo questi operai di San Sepolcro dovranno pur dar vita, e questo è il suggerimento che è stato fatto, ad una nuova cooperativa, ad una nuova situazione, in modo che questa nuova sia attendibile come vuole la proprietà, come vuole il dottor Mastrolia. Perfetto, sindaco. Il direttore del personale a questa riunione, che hanno confermato la disponibilità del dottor Mastrolia a intrattenere questo rapporto nuovo che si apre a prospettive indubbiamente interessanti.